Buonasera e bentrovati a Notizie di Prato TG. Arrestata una commercialista residente a Viareggio per aver raggirato due clienti, due imprenditori cinesi di Prato, a cui avrebbe sottratto oltre 50.000 euro. Sentiamo. Avrebbe intascato i soldi che i clienti le consegnavano per saldare le loro pendenze tributarie indicate in documenti falsificati. È quanto contestato dalla Procura di Prato a una ragioniera commercialista di Viareggio, da ieri ai domiciliari, per truffa pluriaggravata ai danni di due imprenditrici cinesi di Prato. L'arresto in flagranza è scattato ieri da parte della Guardia di Finanza al McDonald's di Prato, dove la donna ha ricevuto dalle vittime assegni per un totale di 52.500 euro. L'inchiesta, coordinata dal sostituto procuratore Laura Canovai, è agli albori e con il tempo potrebbe far emergere un nuovo caso di intrecci poco chiari e sospetti tra la comunità cinese e i colletti bianchi pratesi. Tutto è partito da due provvedimenti della Commissione Tributaria Provinciale di Prato indirizzati alle due cinesi. Uno conteneva una sospensione e l'altro un rinvio del ricorso tributario. Entrambi sarebbero stati modificati dalla ragioniera commercialista a cui le due donne avevano dato incarico di istruire i ricorsi contro le cartelle esattoriali emesse nei loro confronti dall'Agenzia delle Entrate. Tali atti sarebbero stati trasformati dalla professionista in provvedimenti di conciliazione con falsa richiesta da parte dell'erario di 72.500 euro. L'avvocato delle due vittime, insospettite dalla vicenda, ha sottoposto i due documenti alla Commissione Tributaria Provinciale di Prato, che si è accorta subito che gli atti erano stati taroccati. È partita quindi la segnalazione alla Procura di Prato ed è stata presentata querela da parte di entrambe le imprenditrici. Dopo gli accertamenti, la Guardia di Finanza ha deciso di cogliere sul fatto la commercialista. Ieri è quindi scattato il blitz subito dopo l'avvenuto pagamento di una prima tranche della somma indicata in quei documenti falsi, ammontante a 52.500 euro. Dopo un lungo interrogatorio, il sostituto procuratore Laura Canovai ha disposto i domiciliari per la commercialista, assistita dall'avvocato Mauro Cini. Lunedì ci sarà l'udienza di convalida di fronte al GIP. È stato individuato e denunciato l'uomo che lo scorso luglio aveva disseminato polpette avvelenate lungo l'argine del torrente Meldaccione a Aoste. I bocconi con lumachicida per poco non uccisero due cagnette prima che venisse dato l'allarme. A incastrarlo sono state le indagini della Polizia Municipale di Montemurlo, che dopo aver rimosso le esche avvelenate aveva subito iniziato a raccogliere elementi per arrivare ad incastrare il colpevole. Si tratta di un montemurlese di 73 anni, identificato grazie alle immagini registrate dalle telecamere di sicurezza di alcune aziende vicine all'argine del torrente. Nel video acquisito si vede un uomo che con un sacchetto in mano e dei guanti si aggira con fare sospetto. Da qui è partita l'indagine, che ha permesso di fermare il responsabile, a cui sono stati sequestrati una confezione di lumachicida in granuli blu, la stessa sostanza rinvenuta all'interno delle polpette. L'uomo è stato denunciato per il reato di maltrattamento di animali. Due operazioni della polizia in meno di 24 ore hanno consentito di arrestare uno spacciatore di cocaina e di denunciarne un secondo, quest'ultimo di appena 14 anni. Le manette sono scattate ieri pomeriggio ai polsi di un marocchino di 33 anni, residente a Prato e regolare in Italia, anche se con precedenti proprio per spaccio. L'uomo era tenuto d'occhio da tempo dai poliziotti, che sospettavano potesse spacciare nella zona dei Ciliani. Così ieri pomeriggio, quando hanno visto incontrarsi con un 46enne italiano in via del Cilianuzzo, è scattata la trappola. Nella casa del pusher sono stati trovati quasi 10 grammi di cocaina e 13 di hashish. La sera precedente, poco prima di mezzanotte, in via Magnolfi, è stato fermato un ragazzino marocchino che, nonostante i suoi 14 anni, ha già molti precedenti a suo carico. Negli slip sono state trovate 10 dosi di cocaina per quasi 6 grammi, mentre il minorenne è stato denunciato e affidato ad un parente. Parliamo di sanità ora, perché la prima casa della salute delle quattro che l'ASL vuole realizzare sul territorio provinciale sorgerà in via Fra Bartolomeo, in un immobile della Misericordia. Sentiamo. L'AS Toscana Centro dà il via libera alla prima casa della salute della città di Prato. In particolare si tratta di quella per la zona centro. Sorgerà nell'immobile della Misericordia di via Ferrucci, ma avrà ingresso da via Fra Bartolomeo, in modo da tenere separato questo settore dalle attività sanitarie convenzionate private dell'ente, che invece hanno ingresso da via Ferrucci. L'Arci Confraternita di Prato è stata l'unica a partecipare al bando dell'ASL. L'edificio ha una superficie di 500 metri quadrati con idoneo parcheggio per ospitare
realizzare prelievi ambulatori di medicina generale, non solo, dotati di strumenti di diagnostica di base e servizio di guardia medica. L'affitto sfiora i 62.000 euro l'anno. Per la sua attivazione ci vorrà ancora qualche mese, ma l'obiettivo è terminare i lavori di adeguamento tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020. Subito dopo l'ASL si occuperà degli arredi e delle attrezzature. La struttura di Via Ferrucci è la prima delle quattro case della salute che saranno realizzate nella provincia pratese, due in città compresa San Paolo, una a Poggio e un'altra a Vernio, per potenziare il territorio sul fronte dei servizi sanitari, con l'obiettivo di sgonfiare il pronto soccorso del Santo Stefano soprattutto dai codici meno gravi, azzurri e bianchi, che rappresentano circa il 50% degli accessi giornalieri. Un'efficacia tutta da dimostrare, resta comunque un servizio di prossimità utile per i cittadini. Per la costruzione della Casa della Salute del distretto di San Paolo, l'iter procede spedito, ma non saranno pronti prima del 2022. L'ipotesi di una sede temporanea, formulata la scorsa primavera, è quasi definitivamente archiviata per assenza di un immobile adeguato. D'altronde è proprio quest'ultimo il motivo che ha indotto l'azienda sanitaria a costruire la sede ex novo su un terreno comunale, anziché appoggiarsi a edifici privati già esistenti, come invece è riuscita a fare per la Casa della Salute Centro, che aprirà presto in via Fra Bartolomeo. E c'è anche Sanità Fai da Te, purtroppo ha trasformato una stanza dell'appartamento in cui abita in una sorta di punto di primo soccorso pur non essendo medico. Fa infatti l'operaio in una ditta di confezione, il 37enne cinese denunciato dalla Polizia Municipale di Prato per esercizio abusivo della professione medica. Il blitz del personale dell'unità amministrativa e commerciale di Piazza dei Macelli è scattato ieri pomeriggio in via Berruti dopo un'attenta attività di osservazione durata diversi giorni e partita proprio dagli stessi agenti che hanno notato uno strano andirivieni di cinesi con cerotti e fasciature provenire da quell'edificio. Al momento dell'ingresso nell'ambulatorio non erano presenti pazienti, ma i medicinali in cinese, le garze sporche di sangue, il lettino e i flaconi per le flebo, che hanno lasciato pochi dubbi sul tipo di attività che veniva condotta all'interno. In sostanza il 37enne era una sorta di medico di famiglia pronto a effettuare medicazioni o piccoli interventi, naturalmente senza titolo, un ambulatorio di pronto soccorso in miniatura e improvvisato. Andiamo ora a Montemurlo per la sede della Misericordia, che amplia gli spazi e offre nuovi servizi sanitari. Sentiamo Claudio Vannacci. Dopo 4 anni di lavori è terminata la completa ristrutturazione della sede della Misericordia di Montemurlo. Adesso tutto è pronto per l'inaugurazione di questo nuovo spazio che ospiterà 4 ambulatori, ma soprattutto offrirà nuovi servizi per la popolazione. Il taglio del nastro è in programma domani in occasione della festa per i 92 anni dalla fondazione della Confraternita di Montemurlo. Nel nuovo lotto di circa 110 metri quadri di superficie ci sono 4 ambulatori medici. Uno ospiterà il servizio di diagnostica per immagini con una importante novità. L'ecografia potrà essere fatta anche a domicilio in caso di paziente allettato o impossibilitato a recarsi in ambulatorio. Una possibilità che arriva per la prima volta a Montemurlo. Il secondo ambiente ospiterà un centro odontoiatrico, un servizio che sarà aperto anche ai meno ambienti attraverso prezzi calmierati o addirittura gratuiti. Saranno la Caritas parrocchiale e i servizi sociali del comune a segnalare i casi. Individuare delle persone che hanno necessità di effettuare questo tipo di interventi, appunto, di tipo dentistico, che non hanno la possibilità di farlo per questioni economiche, lo faremo pro bono dedicando appunto delle giornate per loro. Altro spazio importante sarà il punto prelievi convenzionato con l'ASL. Si tratta di una nuova apertura molto attesa dalla popolazione che da tempo ne chiedeva l'attivazione. Sì, anche qui a Montemurlo verrà aperto questo punto prelievo convenzionato con l'ASL. Questo di Montemurlo fa parte insieme a altri punti prelievo che verranno aperti su altre zone dell'area pratese e di un progetto appunto di avvicinare i servizi di più al cittadino. Il quarto e ultimo ambiente di nuova realizzazione deve essere ancora assegnato e viene messo a disposizione di medici specialisti che vorranno utilizzarlo come ambulatorio. L'avvio di questi servizi è previsto entro la metà del mese di ottobre. Torniamo a Prato ora per il bando del Servizio Civile Nazionale. C'è possibilità di lavorare alla Polizia Municipale di Prato con 16 posti. Sentiamo Alessandra Grati.
La Polizia Municipale di Prato cerca 16 giovani da impegnare in attività amministrative di controllo. Sono stati infatti pubblicati sul portale Giovani del Comune di Prato i due bandi per aderire al Servizio Civile Nazionale della Polizia Municipale rivolto a ragazzi tra i 18 e i 28 anni. Le prime esperienze effettuate con gli operatori del Servizio Civile sono state entusiasmanti. Abbiamo bisogno che i ragazzi che sono interessati aderiscano massivamente, perché contiamo tanto sull'apporto di questi giovani all'operato della Polizia Municipale. I bandi, in scadenza il 10 ottobre, si dividono in due progetti. Il primo è educazione stradale e il secondo ambiente e legalità. Il primo sarà senz'altro più schiacciato sui temi dell'ambiente, della tutela dell'ambiente, e quindi collaborerà anche attivamente con gli agenti sul territorio e comunque lavoreranno anche dal punto di vista amministrativo nella gestione dei flussi che arrivano agli uffici preposti alla tutela ambientale o gli uffici della Polizia Municipale, per cui si occuperanno anche di gestire gli esposti, interporsi debitamente con la popolazione. Quelli che invece saranno destinati al reparto territoriale saranno più che altro utilizzati nell'ambito dell'educazione stradale. Importante per noi il loro contributo, perché sono anche la nostra voce per parlare al mondo dei giovani. I partecipanti per i primi 3 mesi avranno una formazione base che gli darà anche la possibilità di avere dei crediti formativi nell'ambito della carriera universitaria. Luciano Baggiani è il nuovo presidente del PIN di Prato, prende il posto di Maurizio Fioravanti che si era dimesso lo scorso 30 giugno. La commercialista Silvia Bocci invece assume la carica di vicepresidente grazie al voto dei soci privati. Resteranno in carica fino all'aprile del 2020, data in cui scadrà il mandato del consiglio d'amministrazione e le cariche dei sindaci revisori dei conti. Sentiamo cosa ha dichiarato Baggiani subito dopo la nomina. Sono onorato ovviamente di questo incarico che mi è stato dato dal rettore dell'Università di Firenze e dal sindaco di Prato. Cercherò di portare avanti, soprattutto sulla base della mia esperienza, un contributo a far crescere appunto questa importante realtà che è un'eccellenza per il distretto pratese, sia per quanto riguarda la gestione della società ma anche per quanto riguarda la crescita delle attività proprie del PIN. E di conseguenza su questo io metterò il massimo del mio impegno per raggiungere gli obiettivi che i soci si sono dati. E allora buon lavoro al presidente Baggiani, ci salutiamo, grazie per averci seguito, buona serata e buona domenica.